Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo episodio delle analisi Brady. Per ora oggi si parla di un campione che non interessa a nessuno. No, dai, allora, di un campione strano, ok? Un campione davvero di cui non parlano in molti, anche tenendo in considerazione appunto i creatori di contenuti, perché non fa poi tantissimo da quello che si legge, ma in realtà, beh, andiamo a vederla un po', via. E stiamo parlando naturalmente di Arkane. Se avete seguito il video di lunedì con la top 5 o 10, come volete, insomma, insieme a Buon Urkon, sapete che entrambi l'abbiamo messa in testa tra i campioni nuker per clan boss che non ti aspetti. Ed è così, signori. Allora, recuperiamo molto brevemente il kit, perché non è che ci sia poi molto da dire. Con la sua un attacco a un nemico, piazza un colpo extra. Se questo attacco è decisivo, ricordatevi che i colpi extra condividono lo stesso moltiplicatore del colpo originale. Di conseguenza, di solito abbiamo a che fare con un colpo potente. È bene chiarire questa cosa, no? Perché questa skill non attacca due volte. Questa skill attacca una volta e mette un colpo extra. Quando viene scritto, insomma, che una skill attacca una, due, tre, quattro volte, i moltiplicatori ovviamente calano a mano che i colpi aumentano, ma in questo caso no, perché questo è un colpo extra, come accade per esempio per Cavaliere Cervino, per Fenax. Proprio per questo sono famosi per queste A1 che spaccano l'universo, perché appunto non fanno, non sono skill che attaccano più volte, e quindi con moltiplicatori di conseguenza elaborati in quel modo, ma invece mettono un colpo extra che condivide i moltiplicatori del primo colpo, quindi spacca. I moltiplicatori di questa destrezza sono di un dignitosissimo 3,3, anzi un epocale 3,3, perché diventa 6,6 nel momento in cui i colpi sono 2, e aumenta di un ulteriore 20% con i tomi, quindi davvero notevole. Siccome nel team che vedremo oggi la skill che utilizzerà più volte sarà proprio la sua 1, già iniziamo bene. Con la sua A2 poi attacca un nemico e avrà un 100% di andare a piazzare un debuff indebolimento del 25% sull'obiettivo per due turni prima di attaccare. Sappiamo insomma che le destrezze che mettono i debuff prima di attaccare, in particolare questi debuff come la riduzione della difesa e l'indebolimento, fanno molto bene all'economia del team, ma soprattutto fanno molto bene ai danni che può generare lo stesso campione, perché non perderemo niente, no? In tutte le altre destrezze il campione prima attacca e poi viene posizionato al debuff, quindi se per esempio una riduzione della difesa non c'era, quel colpo sarà limitato, perché non c'era ancora la riduzione della difesa, arriverà dopo il colpo. In questo caso la skill ci garantisce la presenza del debuff prima di attaccare, e questa è una cosa tremendamente valida. Anche i moltiplicatori di questa destrezza sono davvero importanti, però aumentano pochino, aumentano di un 10%, ma comunque sono molto molto interessanti, e quindi gliela lasceremo utilizzare, anche perché comunque ci importa l'indebolimento. Infine, con la sua te attacca un nemico, applica un effetto spargi debuff per prendendo due debuff a caso dell'obiettivo e piazzandoli su tutti i nemici. Estende anche di due turni la durata di quei debuff, non estenderà la durata dei debuff sull'obiettivo iniziale. E questa è la destrezza che di solito si pensa di poter utilizzare in contesti diversi, per esempio come il ragno, no? Il ragno classico delle roccaforti. Quindi io magari non dispongo di un campione in grado di bruciare gli HP ad aria, ma solo a target singolo, va bene, metto dentro Arkane che prende questo brucia HP e lo sparge su tutti i ragnetti, per di più anche aumentando la durata di questo effetto. Ebbene, è il motivo per cui io l'ho sviluppata. Io pensavo di portarvi sul canale un campione che potesse spargere bene i debuff, ma mi sono reso conto che non è così semplice farla funzionare, perché alla fine io ho 5 posti a disposizione, e in quel team del ragno io devo controllare il contatore, devo bruciare ad area, devo mettere scudi, devo clensare, devo in questo caso spargere, capito? Non è così semplice trovare lo spazio per un campione che fa questo e non fa nient'altro di utile per noi, non fa altro che spargere i debuff. Tanto vale utilizzare un campione che questo debuff il brucia lo mette già ad area.
E voi potreste dirmi grazie al... E lo capisco, però in realtà ormai la Plarium sta diffondendo sempre di più i bruciatori ad aria ed è molto probabile che nel breve tempo anche voi avrete il vostro. Quindi no, anche se sulla carta c'è del potenziale, vi sconsiglio di utilizzarla così. Piuttosto, se avete bisogno di un DPS serio da Clan Boss... Beh, potreste aver trovato il vostro candidato ideale. Del resto, è una signora che ha rubato un binario, no, non ha rubato, ha proprio divelto un binario dalla metropolitana per utilizzarlo come arma, quindi è inevitabile che faccia molti, molti danni. E le sue statistiche la supportano, perché comunque quasi 1500 di attacco è pazzesco, se pensiamo ai moltiplicatori di cui dispone. Il resto delle statistiche ci importano relativamente poco, soprattutto se vogliamo utilizzarla in ultimi nei team convenzionali, magari con scudi importanti come una Valchiria, perché no, si può provare. Oggi andremo a vederla nell'Hellcat, quindi nel team insieme a Martiria e insieme ad altra bella gente, e sono sicuro che vi piacerà. Ma andiamo a vedere la build. Ed eccola qua, abbiamo fatto una build abbastanza grossina in realtà, anche se non dispone di un set particolare. Se volete potete farla in quello che volete, insomma, potete farla in riflesso, perché no, ci può stare in contrattacco, potrebbe essere tanta roba, insomma, se proprio proprio volete utilizzare un set in particolare. Anche selvaggio, per quanto secondo me vi conviene tenervi i pezzi per un nuker d'arena, dove sicuramente quel set rende di più, ma poi valutate voi naturalmente. Io l'ho realizzata in set che mi hanno semplicemente aiutato ad alzare un po' le sue statistiche o a rendere la build un po' più semplice. Quindi abbiamo 176, che è la velocità necessaria per lavorare in quel team lì, quindi poi regolatevi in base alle velocità del vostro team, ma con un interessante 6200 di attacco, un 100% di tasso per una volta e quasi 300% di danno decisivo. Inoltre sono riuscito a darle una precisione più che sufficiente per lavorare contro il Clan Boss Ultra Incubo, quindi va bene, 240 ci piace tanto. Per raggiungere queste statistiche ovviamente ho utilizzato uno standard precisione, così mi sono proprio tolto dai piedi il problema precisione, ma in questo caso mi ha arruolato anche bene l'attacco percentuale, molto bene, danno decisivo con attacco e precisione, attacco con attacco e vabbè, difesa, che in questo caso non ci importava, ma comunque sono pur sempre due roll, molto molto bene. Siccome questo team gira con una velocità piuttosto bassa, per quanto riguarda i DPS, naturalmente ho potuto utilizzare uno stivale attacco, come in questo caso, però aveva anche tasso e danno, quindi è stato un po' fortunato. Attacco nella corazza, questo è un pezzo rotto, ma come prime build per i vostri campioni ci può stare anche di utilizzare qualche pezzo rotto, insomma. Danno decisivo c'era un po' di velocità, me lo sono preso, anche attacco, sebbene non ha preso roll, ma non poteva neanche prenderne essendo un pezzo raro. Comunque, tasso decisivo, danno e attacco per l'arma, ancora tasso e danno nell'elmo, tenendo conto che questo era anche un set tasso decisivo, quindi mi dava quell'ulteriore pizzico di tasso che mi mancava. E infine, ancora una volta, tasso con danno, quindi con un bel risultato finale. Le maestrie non le ho neanche finite, in realtà. Se dovessi finirle, prenderei probabilmente maestro di malefici per avere eventualmente un po' di indebolimento in più, sebbene questi debuff siano piuttosto garantiti nel mio team, quindi non è così importante. Infatti non andrà a modificare i risultati la presenza o meno di questa maestria, però se proprio dovete fargliele tutte, questa potrebbe essere l'idea. Mentre per quanto riguarda il percorso, adesso mi sposto, sì, il percorso attacco, ebbene, chiudete tranquillamente con maestro bellico, il resto è classico percorso standard da DPS inammazzabile basato su blocca danni. Niente di più semplice. I Tommy, signori, li merita perché va a sbloccare il 150.000% del suo potenziale, che è già tanto senza Tommy. Quindi molto bene, molto 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 bene. Come benedizione, qua dipende. Allora, i consigli sono due: o utilizzate Tocco Fantasma, soprattutto se siete fortunati come me e avete a disposizione uno stellaggio alto, potreste decidere fra appunto Tocco Fantasma oppure Crudeltà. Non è necessario avere più di un campione con Crudeltà nel team, perché tanto le benedizioni non si sommano, quindi andrete semplicemente ad usufruire del campione con lo stellaggio più alto. Non andremo a utilizzare una combinata di benedizioni varie. Pertanto, se avete già qualcuno nel team che si occupa di utilizzare Crudeltà, potete tranquillamente utilizzare
tocco fantasma, come ho fatto io, e vedrete che se il campione dispone di un attacco sostanzioso, i risultati si vedranno e li vedrete. E li vedrete. Bene, direi che possiamo fare un damage test molto rapido e poi ci fiondiamo da Clamoss. Come sempre il nostro sacco da box preferito è il Dragoventi, ormai è la nostra reference, quindi utilizziamo sempre questo proprio per avere anche dei risultati che siano proporzionali. Allora, aumentiamo un po' di statistiche per noi, ora tocca alla nostra Arken. Direi di provare la sua 1, ce la prendiamo contro il solito balestriere. Un colpo. Vi ricordo che ne ha due, quindi già iniziamo bene. Vorrei provare a testare la sua A2 se il team avversario regge, perché non è così scontato, insomma. Comunque ci proviamo. Allora, un po' di stordimenti vari, ok, proviamo a prendercela adesso con questo Ordin. Anzi, con l'altro balestriere, dai. Quindi uno di velocità e utilizziamo la sua 3. 238.000. Quindi, insomma, vedete che la ragazza risponde. Risponde proprio molto molto bene, signori. Quindi, insomma, direi che i moltiplicatori vi ho dimostrato che ci sono e come. E di danni ne fa più che a sufficienza. Adesso armi e bagagli e ci si sposta dal clan boss ultra incubo. E questo è il team, signori, quindi Helicat che utilizzeremo come leader, Sventura per cleansare, e sono questi due, insomma, i signori che si occupano di mantenere il team inammazzabile e funzionale. Poi aggiungiamo contrattacco e degli attack con la nostra Arken come in realtà unico vero e proprio DPS nel team. In realtà tutti si difenderanno bene dal punto di vista dei danni, ma noi contribuiamo, ecco, utilizzando la nostra Arken proprio come fonte primaria. Allora, c'è un piccolo settaggio iniziale da fare in questo team, più che altro per far lavorare al massimo del suo potenziale martiria, E anzi, se vi interessa qualche consiglio per quanto riguarda come sfruttare un contrattacco, questa parte del video potrebbe interessarvi. Io adesso vado ad utilizzare la A1 di Barbalunga perché non mi interessa molto. Vado ad utilizzare sempre la A1 di Arken, che come vedete ha già iniziato a menare bene. L'intelligenza artificiale in questo caso tenderebbe a utilizzare la A2, quella che mette il contrattacco, ma noi non lo facciamo, utilizziamo invece la sua A1, mentre con il resto del team seguiamo lo schema classico. In questo modo adesso tocca a Sventura, che cleanserà la riduzione della velocità a tutti. Benissimo. E adesso possiamo fare un po' di danni con gli attacchi e vediamo cosa si porta a casa. Direi che una bella milionata è entrata. Molto bene. Molto 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 bene. Adesso direi che possiamo utilizzare la A3 della nostra Arken. Bene, i suoi 280.000, esattamente come la bardiere prima, poveraccio. E adesso per l'ultima volta utilizziamo la 1 di Martiria e poi possiamo tranquillamente andare in automatico, perché lei utilizzerà la skill che mette il contrattacco esattamente prima della prima AOE del boss. Quindi avremo i due debuff per entrambi i colpi ad area, sfruttando quindi al massimo il potenziale di questo debuff. Ritengo che questo team sia molto divertente, perché è uno dei pochi che mi permette, insomma, di utilizzare ben tre campioni a mia scelta, ok? In questo caso sono appunto Barbalunga e Martiria e poi Arken in questo caso, ma come qualsiasi altro DPS io abbia testato prima. Quindi, insomma, c'è molta libertà, c'è molta possibilità di sperimentazione, ed è il motivo per cui ho deciso di conservare questo team. Voi sapete che io utilizzo il Batiteri in realtà nella vita di tutti i giorni, insomma, nella vita del mio account utilizzo un team completamente diverso, però ho deciso di tenere a disposizione questo team, quindi non ho rivestito e non ho intenzione di rivestire i campioni, proprio per utilizzarli a questo scopo, andare a testare campioni e se mi danno soddisfazioni farveli vedere poi, insomma, in azione, come è successo per Arken, Turbo e i vari Saito, insomma, e i vari che ci sono stati in passato. E È troppo divertente vedere questa ragazza che mena le mani. Però molti di voi potrebbero dire: ok, tutto bellissimo, ho Arken, però non ho Barbalunga, non ho Martiria. Allora, se non avete Martiria potrebbe essere un problemino,
perché senza Martiria in questo team non abbiamo nessuno che va a mettere la riduzione della difesa. Abbiamo Arken che mette l'indebolimento, abbiamo Helicat che mette l'indebolimento, abbiamo anche Barbarunga che mette l'indebolimento, ma non abbiamo nessuno che mette la riduzione della difesa. Quindi il team potrebbe fare sensibilmente meno se non avete Martiria e quindi dovete utilizzare per esempio Frangiteschi o semplicemente un'altra strategia. Però potreste decidere di non utilizzare per esempio il contrattacco e di utilizzare un altro campione che fa gli attack, per esempio come il nostro buon amico Farrakhan, e lui invece sì, la mette la riduzione della difesa, e se gli attack sono due diventa anche molto probabile che questo debuff sia perennemente attivo sul boss. Altrimenti vi consiglio di scegliere un altro tipo di DPS al posto di Arken, come per esempio su Y, che fa meno danni, è vero, però mi dà la riduzione della difesa, quindi niente male. Che dire al posto di Barbalunga? Barbalunga è qui, signori, perché io ho voluto utilizzare Farrakhan altrove, altrimenti al posto di Barbalunga qui ci sarebbe Farrakhan, che fa più danni, fa sensibilmente più danni, perché ha più moltiplicatori e perché aggiunge anche due veleni e un brucia HP. E a me questa cosa va non bene, mega bene, perché alla fine della fiera i danni si sentono anche di questi tre piccoli debuff, insomma. Quindi se dovete scegliere fra utilizzare Barbalunga e Farrakhan, io vi mega consiglio Farrakhan, ma se potete salvarvi Farrakhan per utilizzarlo altrove, per esempio io lo utilizzo dalla Fae 120 tosta, insomma, e avete Barbalunga, potrebbe essere un giusto compromesso. Fate leggermente meno danni, ma comunque vanno bene, e vi tenete un campione tosto come Farrakhan altrove. Poi se siete ancora più fortunati e avete due Farrakhan, potete decidere di farli entrambi e la alzo le mani. Va bene, però poi dovete valutare in base a quello che avete. Quindi insomma, tutto questo per dire che va bene, abbiamo utilizzato dei leggendari in questo team, ma sono perfettamente sostituibili con altri nomi non necessariamente leggendari e realizzare un danno comunque molto molto simile a quello che poi vedrete alla fine del fight. Io direi che mi oscuro e ci rivediamo verso i risultati finali. Nel frattempo lascio spazio alla regia per qualcosa di scoppiettante.
eccoci di ritorno. Sono dei bei numeri, per un piccolo epico, niente male. In realtà io per fare questi numeri qui ho dovuto utilizzare Turvold insieme a Faraki, non insieme a Barbalunga. Turvold e Barbalunga mi fanno un danno leggermente più basso, quindi davvero notevole. Poi la cosa bellissima di questo team è che stranamente riesce anche ad andare oltre il 50esimo turno. Di solito è il 51esimo, al massimo il 52esimo, però grazie appunto al mega scudo che mette Helicat si riesce ad arrivare anche un po' di più. Mi permette di arrotondare un po' il valore, ecco, niente di che. Però 85 milioni, signori, 85 milioni con un team che gira praticamente tutto in 1-1, perché l'unico campione che gira in 4 terzi, scusate, è Helicat, ovviamente, perché deve mettermi il blocca danno e deve farlo appunto per i due turni delle AOE, poi ci pensa lo scudo, insomma, a contenere il cazzottone del boss, ma tutti gli altri girano in 1-1, girano tra i 180 e i 170 di velocità, quindi molto molto semplici da raggiungere. Però però è tanta roba con Arken che ha partecipato con 31 milioni di danni. 31 milioni, signori. Cioè, ha arato tutto il resto della concorrenza, compreso Barbalunga, che è grosso, compreso Helicat, che comunque è stato realizzato per menare, e anche Martiria, che essendo così lenta mi ha permesso, insomma, di sbizzarrirmi sia per quanto riguarda la difesa, ma il danno. E i risultati sono questi, signori. E la cosa divertente è che sono molto simili anche quelli che fa contro il boss blu. Perché, va bene, Arken non ha nessun problema. Arken i suoi 30 e passa milioni li fa sempre. Ma Martiria ed Helicat contro il boss blu soffrono. In particolare soffrono nel mettere i loro debuff. In particolare la riduzione della difesa. E infatti i milioni che questo team fa contro il boss blu sono sensibilmente meno. Ovvero 75 milioni, ovvero garanzia totale di avere comunque almeno 70 milioni in tutte le affinità, e questo potrebbe essere uno dei team affinity friendly più sicuri che troverete in circolazione. Davvero, davvero spacca, signori. Quindi fatevi un favore. Se non avevate preso in considerazione Arken, avete bisogno di un DPS, state aspettando Turvold dalle schegge o pensavate di fare Saito, no, non avete bisogno di questi signori qua. Tirate fuori Arken e godetevela, perché vi farà ricredere. Ma proprio per questo voglio sentire la vostra, signori, quindi per piacere scrivetemi qua sotto il vostro pensiero nei commenti, se vi piace, se vi garba, se vi ispira. Voglio sapere tutto, fatelo, mi raccomando. Poi iscrivetevi al canale, accendete la campanella, perché se fate questo, non lo so, ho finito i pregi per questa ragazza qua. Sposerete sposare Arken? No, perché comunque pur sempre una barbara. Beh, insomma, se vi piace l'idea potreste anche provarci con Arken. E infine, come dico sempre, questo è Bradipo Furioso. Siate furiosi, ma rimanete Bradipi. Ha ha ha!